Buonasera, buonasera. Si conclude questa sera questa prima parte dell'ottava edizione del Festival Piceno d'Autore, che riguarda la parte monografica, ed è con immenso piacere chiudere questa serata con l'ospite di questa sera, il professor Aldo Schiavone. Benvenuto. Dialogherà con il professor Schiavone Maria Rita Bartolomei. Buonasera e benvenuta. Coordinerà la serata l'avvocato Silvio Venieri. Buonasera Silvio. Grazie a voi per essere qui con noi, grazie ancora. Vi ricordo che chiudiamo questa prima parte, ma la seconda si riaprirà da Villa Nicolai domenica prossima con la parte che riguarda i premi. Piceno d'Autore consegnerà dei premi a un editor che quest'anno riguarda la casa editrice Salani, che per intenderci è la casa editrice di Harry Potter, di Dal, il più grande editore di libri per ragazzi che ci sia in Italia e forse in Europa per quanto riguarda la produzione che fa. Il giorno dopo l'associazione sceglie una giovane promessa della letteratura italiana e quest'anno è una giovane scrittrice della Rizzoli che si chiama Luvarà. E il terzo giorno, quindi la chiusura, e con la premiazione, il riconoscimento di una casa editrice che quest'anno è la casa editrice Giunti, la seconda casa, il secondo gruppo italiano in questo momento per fatturato, per qualità, avendo comprato anche la casa editrice Bompiani. In quella serata ci sarà l'ospite che è la scrittrice Silvia Ballestra. Quindi chiudiamo una prima parte e avremo la seconda parte a Villa Nicolai. Piceno d'Autore è organizzato dal Comune di Montebrandone, dall'Associazione I Luoghi, la Scrittura e dalla Libreria e la Bibliofila, con il patrocinio della Regione Marche, dell'Associazione Forense Picena, Unione Camere Penali Italiane, Camere Penale Ugo Palermo di Ascoli Piceno e l'Associazione Libra Italiani. In collaborazione con Picena Ambiente, Tenga Arredamenti, GLS, Tecnonet, City Post Payment, Farmacia Comunale, Residenze Borgo d'Amare, Il Conte, Villa Prandone, Dimora di Bacco, Osteria 1887, Fame Make Your Stand, Caringola Assicurazione e Assi Consulting. Alla fine della serata, come sempre, ci sarà la degustazione lì offerta da Dimora di Bacco e Osteria 1887 e i vini del Conte Villa Prandone. I libri, come al solito, sono lì sulla destra e il professor Schiavone, alla fine, per chi volesse, è pronto ad autografare. Dopodiché io mi fermo e do la parola all'avvocato Silvio Venieri. Prego. Buonasera, come è stato detto è l'ultimo incontro della sezione monografica. Al centro della nostra attenzione il libro del professor Schiavone, Ius, l'invenzione del diritto in Occidente, che esce in una prima edizione nel 2005 da Einaudi, tradotto tra l'altro in varie lingue, in inglese, in francese, in spagnolo. Poi trova una sua rivisitazione, un suo arricchimento in questa nuova edizione del 2017 che è uscito sempre da Einaudi presso la piccola biblioteca Einaudi. È un testo che è un riferimento per gli studiosi in questo campo, un riferimento in tutto il mondo. Si potrebbe dire ormai che è un libro che è diventato un classico per chi si appassiona a temi così importanti come quelli che stiamo per trattare. Tra l'altro mi permetterei di dire che il tema al centro dell'attenzione del lavoro del professor Schiavone, se ne occuperà adesso l'amica Maria Rita Bartolomei, è estremamente importante. Direi quasi quasi non saremmo stati qui queste serate per questi incontri, speriamo piacevoli per voi, se non avessimo avuto in considerazione questo tema estremamente importante, cioè della
sedimentazione del diritto in Occidente. Tutto sarebbe stato inutile, vano, anzi non avremmo avuto neanche l'occasione di parlare di tanti temi che ci hanno appassionati in queste serate. Quindi un'opera estremamente importante sotto tanti profili. Il professor Aldo Schiavone ha insegnato in vari atenei italiani, ricordo l'Università di Firenze, l'Istituto Italiano di Scienze Umane, che ha fondato e diretto la Scuola Normale Superiore di Pisa, ha ricoperto vari incarichi accademici, una vasta produzione lo vede autore. A me piace ricordare che ha diretto La Storia di Roma in 7 volumi, sempre edita da Einaudi. È uno degli storici italiani più tradotti al mondo, è un'autorità indiscussa nel campo della storia e del diritto romano. Questa è per delineare per sommi capi la personalità del professor Aldo Schiavone. Dialogherà con il professor Aldo Schiavone Maria Rita Bartolomei, che è avvocato, counselor, dottore di ricerca in sociologia delle istituzioni giuridiche e politiche, ricercatrice indipendente di antropologia giuridica e culturale, ha realizzato in tale veste numerose ricerche sul campo, sia in Italia che in paesi stranieri. Già professore a contratto presso l'Università di Macerata, Messina, Catania, è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche. Per cui tocca adesso a Maria Rita Bartolomei introdurre e iniziare questo nostro incontro nel vivo. Buonasera a tutti e benvenuti. Prima di iniziare permettetemi di ringraziare Silvio per la presentazione, Mimmo per avermi invitata e il nostro prestigiosissimo ospite per tutta la sua carriera scientifica, ma soprattutto questa sera per averci regalato la sua opera. Devo essere sincera, quando Mimmo mi ha consegnato il testo, sono rimasta un po' perplessa, considerando che era un tomo abbastanza corposo, scritto in modo molto denso e avevo a disposizione non tantissimo tempo. Però poi questa perplessità, devo dire altrettanto sinceramente, è svanita in modo molto rapido, perché fin dalle prime pagine sono stata felicissima, entusiasta di essere stata coinvolta in questa avventura, perché di una vera e propria avventura si tratta, di un viaggio all'interno di un mondo molto composito, eterogeneo, variegato, a volte anche un po' misterioso e oscuro, che ci porta indietro nel tempo, alle origini e alle trasformazioni che il diritto romano ha subito nel corso della sua esistenza. E quindi si tratta di un mondo, come dicevo, molto ricco di persone, di eventi, di situazioni, di nozioni, di teorie. Tanto che mentre leggevo mi sembrava rivedevo, no, i colori, i sapori, i personaggi, i luoghi, e quindi è stato per me come tuffarmi in una realtà che tra l'altro mi affascina da sempre, fin da quando frequentavo l'università. E tra l'altro poi alla fine di questa lettura, che non nego è stata agevole, sicuramente molto appassionata, ma anche impegnativa per certi aspetti, mi sono però ritrovata, quasi senza rendermene conto, ad aver acquisito, al di là delle conoscenze che io avevo, delle competenze in vari ambiti, delle competenze ulteriori in vari ambiti. E in effetti, a mio avviso, l'intento principale dell'autore, del professor Schiavone, è quello di favorire nel fruitore una sorta di doppia consapevolezza. Allora, in primo luogo, quello che potremmo definire una storicizzazione, ossia il ricondurre tutta la storia, appunto, del diritto romano all'interno di contesti storici, politici, economici, culturali, religiosi, parentali e così via. Quindi una precisa contestualizzazione.
E quindi ci ha un po' spiegato, cioè si spiega all'interno di questo libro, di questa sua opera, tutto il percorso, che è un percorso anche a volte fatto di contraddizioni, di incongruenze, un po' faticoso, che potremmo, ecco, mi è piaciuto identificarlo in una sorta di cammino attraverso la, come dire, lo schema hegeliano, tesi, antitesi e sintesi, tesi, antitesi e sintesi, quindi diciamo anche un percorso, come dicevo, un po' faticoso. E questo proprio per farci capire la complessità e la poliedricità di questo percorso, di questa storia del diritto romano, al di là di un'immagine che invece è piuttosto statica, è piuttosto uniforme, quasi monolitica e atemporale, che ci viene trasmessa dal Corpus Iuris Civilis. Che cos'è? È un documento, è la fonte più importante attraverso la quale noi possiamo acquisire la conoscenza di questo ambito di cui si tratta. L'altro aspetto, l'altro intento, a mio avviso, è quello di parlarci di un termine ius, che noi per semplificare traduciamo con diritto, però è un concetto che si allontana un po' dal contenuto che noi siamo soliti dare al diritto, soprattutto al nostro diritto positivo. E comunque l'intento qual è? È quello di farci capire come il termine ius indichi un sapere molto particolare, un sapere monopolio di un ceto professionale di giuristi. Questi giuristi che hanno rivendicato in modo più o meno forte, in modo più o meno accentuato, una loro autonomia rispetto al potere politico. E quindi dicevo, un sapere specifico, particolare, peculiare, che non è reperibile altrove, sia in senso diacronico che sincronico, cioè né nelle altre società contemporanee a quella romana, né in altre, come dire, in altre manifestazioni storiche, perché la peculiarità del sapere giuridico romano è quella di una capacità di disciplinare, il professore parla, cioè utilizza una locuzione molto bella, disciplinamento sociale, anche se è molto difficile, cioè quindi la capacità del sapere giuridico romano di andare a, come dire, a reperire delle tipicità, delle regolarità nei comportamenti e per certi aspetti astrarle e quindi renderle delle norme. Ma questa caratteristica, voi direte, va bene, in tutte le società c'è un diritto più o meno, no, che fa questo, che in fondo impone delle regole, che sono delle regole di controllo sociale, che hanno un carattere sia preventivo che repressivo. Però la specificità, soprattutto data all'epoca storica, è il fatto che questa capacità di disciplinamento, quindi questo normare comportamenti, aveva per questo sapere un carattere molto pervasivo, cioè che dalle norme giuridiche poi andavano a dipendere per certi aspetti le norme, le altre norme sociali, quindi per esempio le norme religiose, le norme parentali e così via. Ecco, io adesso ovviamente sto molto semplificando, e quindi un carattere molto molto pervasivo. E tutto questo discorso il professore lo fa anche per farci capire quanto sia importante renderci conto di questa complessità che appunto fra identità, trasformazioni, mutamenti e persistenze rappresenta la storia di un mondo o di più mondi, potremmo dire, no? Se prendiamo in considerazione l'arco temporale all'interno del quale il diritto romano si è sviluppato. Quindi dicevo, lo fa anche per restituirci un sapere che pochi di noi hanno, un sapere che pochi di noi conoscono e che pure è alla base, è all'origine della nostra cultura giuridica, non solo italiana ma anche occidentale, ma non solo della nostra cultura giuridica, sulla base del discorso che ho fatto anche semplificando molto, è un sapere che
è anche all'origine di molta parte delle nostre categorie epistemologiche, cioè del nostro sapere, e di molta parte dei nostri archetipi culturali. Cioè, quindi è una sorta, viene descritta dal professore come una sorta di matrice che orienta, che permea di sé molta parte del pensiero occidentale anche attuale. Quindi, in parole semplici, è importante conoscere questa storia, perché se noi conosciamo questa storia riusciamo a capire meglio anche il nostro presente. Non mi voglio dilungare con gli esempi, ma cito per esempio la tensione fra diritto e giustizia, di cui abbiamo parlato durante le serie precedenti, no? Quindi due concetti che sono contigui ma nello stesso tempo distanti. La concezione di uno spazio privato, inteso come regolamentazione di relazioni umane che prescindono dalla politica. E ci sono tantissime società, io per esempio ho studiato tantissime società dove non è concepibile uno spazio privato, nel senso non ci sono delle regolamentazioni specifiche per le interazioni sociali di singoli individui, cioè è la comunità nel suo insieme, cioè un individuo è il rappresentante della sua comunità. È vero che anche a Roma non abbiamo delle individualità specifiche, ma degli status, però insomma il concetto di privato in fondo per la nostra cultura nasce con Roma. Altri esempi, quello che il professore definisce l'ideologia dell'azione, quindi una tendenza ad un sapere pratico, pragmatico, che ci caratterizza rispetto, non so, alle culture orientali, e così via. Gli spunti di riflessione quindi sono tantissimi, sono molti, sono vasti, e non a caso il professor Schiavone è stato citato da altri oratori, sia da Cacciari sia da Cassese, quindi proprio per evidenziare l'importanza di un sapere storico per poter comprendere meglio il presente. Ora io non mi voglio dilungare e quindi lascio la parola al professore, ponendogli però già una prima domanda, una domanda che concerne una cosa che è abbastanza complessa, abbastanza complicata, e che riguarda un tratto comune, perché ovviamente in questo suo eccellente lavoro scientifico il professore, come dicevo, ha cercato di contestualizzare, cioè ha cercato di riportare ogni fenomeno giuridico al suo contesto di appartenenza, no? E quindi di relativizzare per certi aspetti. D'altro canto però egli ha individuato anche alcuni temi che possono essere considerati come delle costanti antropologiche del diritto romano, quindi dei temi che mutatis mutandis però attraversano tutta l'epoca, no? Tutto il diritto romano. Allora, uno di questi temi, uno penso dei più complessi, è il formalismo, cioè la capacità del sapere giuridico romano di, attraverso una forma, di essere da un lato prescrittivo, che significa prescrivere, no? Dei determinati comportamenti, prescrittivo, disciplinante, cioè disciplinare attraverso una procedura. Per esempio la concezione della procedura anche come disciplina è tipica del nostro sapere, no? Anche che oggi vediamo la proceduralizzazione, cioè il fatto che a volte i processi sono infiniti perché noi abbiamo una procedura con tanti cavilli e minuzie. Quindi dicevo, la capacità della forma di essere da un lato prescrittiva, da un lato disciplinante, ma dall'altro lato anche per certi aspetti svelante. Cioè, che significa? Significa che la norma intesa come forma è capace anche di svelare anche la realtà dei rapporti sociali, e quindi una capacità che sembra paradossale di unire la casistica, il pensiero astratto, quindi i concetti ontologici e i casi concreti, cioè la vita concreta, e per certi aspetti potremmo dire la capacità quindi di unire l'universale al particolare. Allora io vorrei chiedere proprio al professore di spiegarci meglio proprio questo aspetto, che è un aspetto un po', come dire, forte, un po' fondante nella storia del diritto romano.
Grazie. Bene. Allora, prima di entrare nel merito e iniziare questa chiacchierata, che spero non vi annoi troppo, io vorrei ringraziare, mi consentite rapidamente, ma davvero con tutto il cuore, gli amici che mi hanno invitato e hanno organizzato questa serata bellissima. Devo dire che più si gira l'Italia, più si resta incantati da cosa è questo nostro straordinario e per tanti versi anche sfortunato paese. Io conosco poco questo pezzo d'Italia, questo al confine tra le Marche e gli Abruzzi, sono incantato ad oggi pomeriggio. Grazie davvero anche per le cose che hanno detto gli amici, e mi consentite di rompere questa etichetta, insomma io voglio salutare e ringraziare anche il vostro sindaco, col quale abbiamo scoperto un legame fiorentino che risale a qualche decennio fa. Voi avete un sindaco giovane, ma che ha un passato. Bene, grazie davvero. E veniamo a noi. Io cercherò di non farla troppo complicata, perché poi la vera capacità degli storici, se sono bravi, non è detto che io lo sia, sia chiaro, ma se sono bravi è quella di riuscire a costruire dei racconti che anche i non specialisti riescano a capire. Questo poi è. I grandi storici sono tutti dei grandi narratori, dei grandi raccontatori. Ripeto, non ho la pretesa di esserlo, però mi piace pensare di cercare di fare dei racconti, costruire dei racconti che catturino le persone colte, le persone che, anche se non sono degli specialisti di storia antica, di diritto, di filosofia, per carità. Allora, cominciamo, poi io arriverò alla domanda che mi fa la nostra amica, e cercherò di dire qualcosa su questo naturalmente, ma la prendo un po' da lontano per cercare di stabilire un rapporto con voi. Allora, innanzitutto, quando si parla di diritto romano, cominciamo con liberarci dall'idea che il diritto romano, siccome il diritto di Roma, che è stato il diritto di Roma, e noi siamo in Italia, a poche centinaia di chilometri da Roma, questa cosa ci riguardi particolarmente, noi italiani, perché è il diritto di Roma e noi siamo in Italia. Non è così. L'Italia come paese, come nazione, non ha nessun rapporto particolare con il diritto romano, più di quanto non lo abbiano i francesi o i tedeschi o gli spagnoli o anche gli inglesi. Per l'America la storia è un po' diversa, ma insomma diciamo qualunque altro grande paese europeo. A separarci dall'esperienza del diritto romano c'è stata la catastrofe che ha posto fine al mondo antico, e poi tutta l'esperienza medievale, il cristianesimo. Noi siamo per tanti versi molto più figli di quella esperienza medievale, cristiana, poi rinascimentale, che non figli diretti del mondo antico, della cultura romana, di Roma, della storia. Quindi spezziamo innanzitutto questo elemento di falsa continuità, e diciamo anche di pretesa di nazionalizzare il diritto romano. Il diritto romano è una roba che riguarda di più l'Italia. Non è così. Perché ne parliamo? Allora, ne parliamo, e non soltanto noi, perché in quella esperienza storica della Roma antica si è verificato un fenomeno che ha poi conquistato la modernità, e adesso, in questi decenni, sta conquistando letteralmente il pianeta, il mondo intero, e cioè la nascita del diritto, di quello che noi chiamiamo diritto, come una forma di regolazione dei rapporti sociali, della vita sociale, separata da tutte le altre, cioè separata dalla religione, separata dalla morale,
separata dalla politica? Questa parola, questo participio passato che sto usando, separato, ce lo dobbiamo tenere bene in mente. Ogni società umana ha le sue regole. Non si concepisce una società umana, una convivenza degli uomini che non abbia delle regole. In questo non c'è nessuna specificità del diritto. Ma cosa hanno inventato i romani? Hanno inventato il fatto che c'è un modo di disciplinare la convivenza umana che, perché sia efficiente, perché funzioni, perché raggiunga il massimo dell'effettività, cioè il massimo dell'efficienza, perché funzioni bene, deve essere separato dalla morale, dalla religione, dalla politica, dalla famiglia, da quant'altro. Deve essere una struttura separata. Per noi europei, mi verrebbe di dire per noi occidentali, questa idea è una cosa un po' ovvia che ormai respiriamo. E certo, il diritto è una cosa, la morale è un'altra, la religione. Poi possiamo dire che il diritto deve uniformarsi o non deve uniformarsi alla morale, ma questo è un altro discorso. Ma per noi è ovvio che quando pensiamo al diritto pensiamo a qualche cosa che sta per conto suo. Quello è il diritto, e poi c'è la religione, c'è la politica, c'è la morale, ma il diritto è una cosa a parte. Questa idea della cosa a parte non è una, come dire, un'idea naturale, non è qualcosa che viene fuori naturalmente, è il risultato di uno sviluppo storico, è il risultato di una invenzione storica che riguarda soltanto l'Occidente. Se voi vi rivolgete a oggi, non 200 anni fa, ad un nostro amico, nostro collega cinese o indiano, per dire grandi civiltà, non per dire, questa cosa che io sto dicendo e che voi tutti state pensando come una cosa assolutamente ovvia, ma che sta dicendo? Ci sta facendo perdere tempo, lo sappiamo bene che funziona così. Per un nostro amico, collega cinese, indiano, è una cosa che si stenta a capire, che loro stentano a capire, perché nella loro storia intanto non è esistito mai qualche cosa che loro hanno chiamato diritto, non è esistita nemmeno la parola, e invece si è venuta formando storicamente l'idea che le regole che dovevano disciplinare la società erano regole che dipendevano dalla religione, dalla morale, dalla politica, ma non da qualche cosa di separato, da qualche cosa che sta a parte. Questa idea della separazione del diritto è l'elemento fondamentale di quella che io chiamo così, per capirci, la invenzione del diritto da parte degli occidentali, e che è un'invenzione che ci rimanda alla storia di Roma. Se voi aprite, e racconto un altro pezzo della stessa storia, se voi aprite i testi dei giuristi romani, quelli che citava la nostra amica, il Corpus Iuris Civilis, migliaia di pagine di latino, si guardano, si leggono, si studiano. Voi sapete che in tutte queste migliaia di pagine la parola che voi più legate al diritto, e cioè la parola giustizia, ricorre non più di 3 o 4 volte. Gli inventori del diritto non hanno quasi mai usato per spiegare il diritto, per giustificare il diritto, per fondare il diritto, la parola giustizia. La parola giustizia non li riguardava. La parola giustizia era una cosa che loro lasciavano ai greci. I greci parlano di giustizia perché i greci sono grandi maestri di filosofia,
pensavano i romani, e ha ragione, grandi maestri di etica, grandi maestri di morale, grandi maestri di pensiero etico, si occupino loro di giustizia. Noi non ci occupiamo di giustizia, noi ci occupiamo di diritto. E che cos'è questo diritto che prescinde dalla giustizia? È una regola dei rapporti sociali, della comunità, che serve a rendere efficienti i rapporti sociali all'interno della comunità, a far funzionare i rapporti all'interno della comunità e a evitare che sorgano conflitti. I romani avevano il terrore dei conflitti interni alla loro comunità, alla loro città. I romani in origine erano una città, poi una città che è diventata, che ha conquistato l'intero mondo, che in qualche modo ha abbracciato dentro di sé, dentro i propri confini, il mondo intero, ma erano in origine una città. E avevano il terrore dei conflitti all'interno della città, forse perché erano una comunità in origine molto eterogenea, perché che si era formata in un modo un po' casuale e magmatico. C'è un eco di questa formazione casuale e magmatica nelle leggende romane delle origini, il ratto delle Sabine, Romolo che raccatta questo popolo di banditi e ne fa il popolo di una città, di una comunità. C'è c'è un eco di questa origine magmatica, caotica di Roma. Bene, avevano il terrore della conflittualità interna. Bisognava creare una comunità che si riconoscesse in un sistema di regole che evitasse i conflitti al loro interno. E per rispondere a questo inventano qualche cosa che in origine anche loro legavano, in un'origine molto remota, alla religione, come spesso nelle comunità arcaiche, non soltanto in Italia, anche in Grecia, anche fuori del Mediterraneo, ma che poi precocemente, molto precocemente, scindono l'atomo, spezzano, separano. La religione è una cosa, la morale, peggio ancora, è un'altra, il diritto no. Il diritto è un insieme di regole che serve a rendere efficiente e funzionale la vita all'interno della comunità, evitando i conflitti. Evitando i conflitti. Ora diremo tra un attimo qual è la regola principale di questo meccanismo, perché questo è poi il diritto. I greci, diciamo anche questo, i greci che avevano avuto una straordinaria civiltà, che ha proceduto di pari passo fino a un certo momento con quella di Roma. Nei libri di storia delle scuole medie, noi, siccome si studia prima la storia greca, poi la storia romana, noi ci portiamo dietro di noi questa idea che i greci sono venuti prima dei romani. In realtà, per un lungo periodo della loro storia, la storia greca e la storia romana coincidono. I greci si sono posti lo stesso problema: come creare una comunità efficiente. E hanno dato i greci una risposta tutta buttata sulla politica. Per creare una comunità efficiente dobbiamo creare una comunità di politicamente uguali. Per creare una comunità che funzioni, una comunità efficiente, dobbiamo creare una comunità di uguali. La politica in Grecia nasce come una politica dell'eguaglianza di tutti i cittadini. In Grecia la politica nasce come democrazia, non c'è politica se non c'è democrazia, cioè se non c'è governo della comunità rappresentato da tutti uguali. Ed è l'eguaglianza politica. I romani, posti di fronte allo stesso problema, creare una comunità efficiente, danno un'altra risposta, che non è politica, ma è la risposta del diritto. In coloro dicono: lasciamo stare la politica,
ma per creare una comunità efficiente dobbiamo creare una comunità in cui tutti i cittadini, tutti i membri di questa comunità, nei loro rapporti tra di loro, devono essere considerati tutti uguali. Badate, non rispetto al potere politico, ma nei loro rapporti tra loro, noi come diciamo, nei loro rapporti privati, devono essere considerati tutti uguali. Perché? Perché se non sono tutti uguali, la cosa non funziona, non perché è ingiusto, ma perché se noi non trattiamo tutti i membri della comunità come uguali tra loro, non funziona più. Si creano conflitti, si creano distorsioni, si creano complicazioni. La comunità non sta più in piedi, non diventa una comunità ingiusta, diventa una comunità inefficiente, non funzionante. Queste due strade, che noi retrospettivamente possiamo chiamare la strada dell'eguaglianza politica, la strada dell'eguaglianza giuridica, sono le due strade che, in modo separato, queste due grandi civiltà del mondo antico, la civiltà greca e la civiltà romana, percorrono. Non mi chiedete perché i greci hanno inventato l'eguaglianza politica e i romani l'eguaglianza giuridica e non viceversa, non tutte e due. Lo storico in un certo momento si ferma, non è un filosofo, lo storico, non dà una risposta prima. Certo, si potrebbero dire ci sono forse al fondo delle strutture, come dire, antropologiche o tra storia e antropologia che spiegano queste differenze, ma la faremo complicata e comunque la faremo inutilmente complicata, perché la faremo anche in modo molto arbitrario, chi lo sa. Sta di fatto che però sul piano della storia accade così. I greci sono i grandi inventori della democrazia politica e dell'eguaglianza politica. I romani sono i grandi inventori dell'eguaglianza giuridica. E ora questo mi consente di rispondere alla domanda che mi è stata posta. E qual era il segreto di questa eguaglianza giuridica, di questa efficienza di funzionamento dei rapporti tra i soggetti, tra i cittadini all'interno della comunità? Dicevo, il fatto che tutti i soggetti all'interno della comunità debbano essere considerati come soggetti uguali, ma non lo sono, perché la comunità esprime dal punto di vista economico, dal punto di vista politico, delle diseguaglianze. Non sono tutti uguali. Ci sono i più ricchi e i più poveri, le grandi famiglie che, fin dalla Roma arcaica, le grandi famiglie che detengono più potere, più ricchezza, più schiavi, più terre, e le famiglie più povere. La comunità, la vita sociale produce diseguaglianze, di continuo diseguaglianze. Ma, ecco, se io voglio che la comunità funzioni, le regole che disciplinano i rapporti tra i cittadini, che sono cittadini, come vogliamo dire, socialmente, economicamente, materialmente, storicamente diseguali, io li devo, dal punto di vista del diritto, dal punto di vista degli ius, considerare come se fossero tutti uguali. Come se fossero tutti uguali. Facciamo un esempio banale. C'è una compravendita. Io sto comprando uno schiavo, perché a Roma si comprano gli schiavi. E c'è un soggetto A che vende, un soggetto B che compra. Nella vita materiale il soggetto A può essere un grande proprietario di schiavi, di terre, un uomo potente e importante, e quello lì che compra invece può essere un piccolissimo mercante, un piccolissimo padre di famiglia. Non sono uguali. Allora io potrei stabilire delle regole, che è quello che accadeva di solito, per cui, cioè delle regole, dei comportamenti, per cui questa differenza di ruolo sociale pesasse, avesse le sue conseguenze. E invece
cominciano a dire i romani, a partire dal IV secolo a.C., no, non è così. Se voi decidete di comprare e di vendere uno schiavo, rispetto a questa transazione non c'è uno più potente e uno meno potente, uno più ricco e uno meno ricco, uno più forte e uno meno forte, ma siete assolutamente uguali. C'è un soggetto A che compra, un soggetto A che vende, un soggetto B che compra. Da questo punto di vista, dal punto di vista cioè della transazione che state realizzando, la compravendita dello schiavo, voi siete assolutamente uguali. Ed io, diritto, io stabilisco delle regole che devono rispettare chi compra e chi vende, regole che riguardano il pagamento del prezzo, la consegna dello schiavo, cosa succede se io inganno e consegno uno schiavo malato immaginando che sia invece uno schiavo in grande forza come fosse Spartaco, invece un poveretto che sta morendo, e viceversa, e il contrario, io invece non do il denaro ma fingo di darlo, invece non lo do. Stabilisco una serie di regole che devono essere rispettate indipendentemente dalla posizione sociale dei cittadini coinvolti nella compravendita. Questo meccanismo di, come lo vogliamo chiamare, di astrazione, di separazione di nuovo della posizione, diciamo la parola che evocava la nostra amica, questa separazione formale dei due soggetti, chi vende e chi compra. Tutto il resto non conta, il resto che storia, che società, chi è ricco, chi non è ricco, chi è più potente, chi è meno potente, tutto il resto non conta. Io definisco questa transazione solo sulla base dell'efficacia funzionale da raggiungere, cioè fare in modo che lo schiavo passi dal soggetto A, dalla proprietà del soggetto A alla proprietà del soggetto B, e in cambio una somma di denaro passi dal soggetto B al soggetto A, e tutto accade in modo regolare e non vi sia dolo, non vi siano prevaricazioni, e tutto si compia in modo corretto. Questo processo di separazione che adesso ho scarnificato e ho reso nella sua forma più elementare, questo processo di separazione è quello che noi chiamiamo l'invenzione di un diritto formale. Questo processo di separazione che noi adesso facciamo, riflettete con me, fatica, almeno io faccio fatica a raccontarvi. Perché? Perché per certi versi noi lo consideriamo ovvio, perché, come dire, ha nutrito 2000 anni della nostra storia di europei e di occidentali, è un'invenzione romana, come un'invenzione greca, io su questo non mi fermo, ma sarebbe bellissimo farlo, la invenzione dell'eguaglianza politica e quindi l'invenzione della democrazia. I romani e i greci, il mondo antico, ha tenuto sempre questi due modelli, l'eguaglianza giuridica dei romani, l'eguaglianza politica dei greci, della democrazia greca, come due forme separate. Non le unite mai nel mondo antico, non si sono mai unite nel mondo antico. Noi moderni, l'Europa moderna, ha cercato dal 600 in poi di unificarle, queste due forme, di mettere insieme eguaglianza politica ed eguaglianza giuridica. Il risultato è la nostra democrazia, un risultato imperfetto, un risultato zoppicante, un risultato che per tanti versi fa acqua da tutte le parti, un risultato che non ci soddisfa, ma è in qualche modo ancora la forma migliore di convivenza umana, questo intreccio di eguaglianza politica ed eguaglianza giuridica, che dovremmo migliorare, forse dovremmo anche radicalmente cambiare. Io non sono un appassionato del tempo però è storicamente la forma migliore di organizzazione della convivenza umana che noi abbiamo, che il pianeta ha inventato e che oggi sta diventando
non più qualche cosa del solo Occidente, ma sta diventando la forma universale della convivenza su questo pianeta. Paradossalmente, proprio quando più sta mostrando i lati negativi e i lati deboli, perché ve ne sono moltissimi i lati negativi e i lati deboli, sta diventando però la forma che sta unificando, che sta unificando l'intero pianeta. Grazie professore. Allora, un'altra questione che mi ha molto appassionato è il, se così lo possiamo definire, il rapporto fra natura e cultura, che a me piace tanto. Laddove per natura io mi riferisco all'affermazione della libertà e dell'uguaglianza come condizione naturale di tutti gli uomini. Quindi una affermazione che era già presente come appunto uguaglianza giuridica, però diciamo come riferimento appunto alla natura. E questa affermazione che poi, come anche lei giustamente ci spiega, verrà normata, cioè diventerà effettivamente un principio giuridico vero e proprio, quindi anche operativo solo successivamente, quindi con lo Stato di diritto, le Costituzioni e poi con la Dichiarazione dei diritti umani universali e così via. E quindi diciamo un aspetto però che era già in nuce e che poi è alla base delle nostre democrazie. E per cultura invece faccio riferimento ad una consapevolezza che possiamo considerare un po' antesignana, cioè al fatto di considerare lo schiavismo come una convenzione sociale. Quindi anche se in fondo lo schiavismo reggeva, no? L'ordine sociale, economico della storia di Roma, quindi della Repubblica, tarda Repubblica, ancor più dell'Impero, però i romani non lo consideravano come un qualcosa di naturale, ma come una convenzione. E questo, appunto, come si diceva, magari per noi può essere qualcosa di scontato, ma prendendo in considerazione l'epoca, è una consapevolezza importante. E riportando il concetto di cultura al diritto, quindi anche una consapevolezza del fatto che il diritto, anche se aveva la capacità di far emergere per certi aspetti la concretezza delle relazioni, dei rapporti sociali, tutto sommato era qualcosa di costruito, no? Una produzione dell'uomo, quindi un costrutto, un prodotto culturale dell'uomo in specie del ceto professionale dei giuristi. E questa consapevolezza era tanto forte che ci si rendeva conto anche dei limiti del diritto. Non a caso c'è un brocardo che dice summum ius summa iniura, cioè applicare il diritto sempre e comunque nella sua formalità, quindi nell'esempio che facevamo prima può paradossalmente portare in alcuni casi ad una ingiustizia, cioè al contrario di quello invece che si vorrebbe fare. E quindi appunto volevo magari che lei ci spiegasse meglio, ci illustrasse meglio proprio questo bellissimo rapporto che è presente nella cultura romana fra natura e cultura. Ecco, grazie. Sì, e di nuovo lei mi tocca dei punti. Non ci eravamo preparati prima. Tocca dei punti cruciali. Natura. Dunque, alle origini della civiltà greca, almeno della civiltà greca diciamo classica, tra VI, V secolo avanti Cristo, 2500 anni fa, c'è una bellissima polemica di Aristotele con la filosofia, quella che noi chiamiamo presocratica, con la filosofia ionica delle città greche dell'Asia Minore. Allora, questi filosofi
ionici, che erano degli straordinari osservatori della natura. Poi questa straordinaria loro capacità di osservare la natura si è perduta per migliaia di anni. Si è dovuto aspettare il nostro rinascimento per ritrovarla. Perché la storia, anche questo, sono cose che sembrano conquistate e poi si perdono improvvisamente per migliaia di anni e poi ritornano. Perché guai, la storia non è una cosa continua in cui ogni giorno si accumula qualcosa che rimane il giorno dopo e poi il giorno dopo e poi il giorno dopo. Questa concezione, come dire, continuistica, in qualche modo storicistica, che noi abbiamo, noi italiani, abbiamo un po' assimilato dall'idealismo, dallo storicismo italiano, o almeno da questa versione più banalizzata, diciamo meglio, dell'idealismo e dello storicismo italiano, è completamente infondata. La storia è qualcosa che procede per scossoni, per discontinuità, crea, poi distrugge, poi fa rinascere pezzi di passato che pensavamo dimenticati, riaffiorano, invece pezzi di passato che immaginavamo importantissimi improvvisamente scompaiono. La storia è caotica e procede in modo caotico. Bene, alle origini del pensiero greco c'è una polemica bellissima. Questa fisica ionica, che erano una fisica che nasceva da un'osservazione empirica degna dei nostri grandi scienziati rinascimentali, galileiana potremmo dire, insomma, diceva: ma voi concittadini, voi greci, distinguete tra greci e barbari e immaginate che ci siano un abisso, i greci sono persone straordinarie e i barbari invece sono barbari. Ma non è vero niente. Siamo tutti uguali perché per natura, catafiusin, per natura, tutti noi respiriamo con le narici. Abbiamo tutti le stesse narici per respirare. Siamo tutti uguali perché per natura siamo fatti in modo uguale. 150 anni dopo Aristotele dice: sciocchezza, li cita, li ricorda, dice: ma che grande sciocchezza, per natura noi siamo diseguali e per natura c'è chi nasce schiavo e c'è chi nasce padrone, per natura. Cioè la stessa cultura, lo stesso mondo, a distanza di poco più di un secolo, fa dire alla natura due cose opposte. Per natura siamo tutti uguali, per natura siamo tutti diseguali e siamo nati o schiavi o liberi, o uomini liberi. Qual era il fondamento? Perché? La risposta è banale. Perché Aristotele e i fisici ionici avevano due idee diverse di natura, evidentemente. Avevano due concezioni diverse della natura. Ora vedremo quali erano. Ma piccola lezione da questa storia. Quando qualcuno vi dice, lo dico soprattutto ai più giovani se ci sono, quando qualcuno vi dice questa cosa è così, perché è per natura così, diffidate sempre, drizzate le orecchie, vi stanno ingannando. La natura siamo noi, la natura è la storia, la natura è quello che noi leggiamo nella natura, la natura è quello che noi attribuiamo alla natura, la natura è quello che noi proiettiamo sulla natura. La natura in sé non esiste. La natura siamo noi. E allora, torniamo all'origine. Perché? Tutti e due potevano dire, i fisici ionici e Aristotele, potevano dire a buon diritto che si è per natura uguali
e se per natura liberi e schiavi diseguali. Perché diceva? Avevano due idee diverse dalla natura. Per i fisici ionici cos'era la natura? Era l'osservazione empirica, era la naturalità fisica, era la materialità empirica. Noi tutti abbiamo, respiriamo, abbiamo le narici, noi diremmo abbiamo i polmoni, abbiamo un sistema respiratorio, loro questo non lo sapevano. Abbiamo le narici, respiriamo, quindi siamo tutti uguali perché c'è una materialità fisica che ci rende tutti uguali. Noi, come diremmo, abbiamo tutti lo stesso DNA. Dice Aristotele, ma che sciocchezza, questa è una banale osservazione empirica. La natura non è la materialità di questa osservazione, la natura è il fine, la natura è il telos, è il fine. E se consideriamo la natura come fine, cioè la natura come metafisica, la natura come fine, e allora ci rendiamo conto che il fine ha bisogno della diseguaglianza, perché se non c'è una struttura gerarchica non si organizza una struttura sociale. E allora, se la natura è il fine, non è l'osservazione empirica, se la natura è il fine, e allora certo che capiamo perché ci deve essere la diseguaglianza, perché la diseguaglianza è iscritta nella natura, perché la natura è il fine, la natura è l'obiettivo, la natura è la meta a cui dobbiamo tendere. E se la meta a cui dobbiamo tendere è un'organizzazione sociale complessa, nell'organizzazione sociale complessa ci devono essere delle gerarchie. E quindi, per natura, noi siamo diseguali. Chi aveva ragione? Ma tutti e due, evidentemente, tutti e due, evidentemente. Il punto era che idea di natura noi abbiamo. Le società antiche, poiché non potevano reggersi se non sul lavoro degli schiavi, senza schiavitù non vi sarebbe state, non vi sarebbero state civiltà antiche, non avremmo avuto Virgilio, non avremmo avuto Aristotele, non avremmo avuto Platone, non avremmo avuto la grande scultura greca, non avremmo avuto la grande filosofia greca, non avremmo avuto la grande arte greca e poi romana, non avremmo avuto l'impero romano, non avremmo avuto il diritto romano. I grandi giuristi romani erano tutti grandi proprietari di schiavi, come erano grandi proprietari di schiavi i padri fondatori della Costituzione americana. Jefferson non aveva anche lo stesso diritto, no? Era molto, cioè la casistica era legata al rapporto fra... Non c'è dubbio, non c'è dubbio. È così, è esattamente così. L'eguaglianza di cui parlavo prima era un'eguaglianza che riguardava i liberi, quella parità di cui dicevo prima, parlando del formalismo, di cos'era l'invenzione del formalismo. Fino a qualche centinaia di anni fa, noi consideravamo nel mondo moderno naturali distinzioni sociali, clamorosa quella fra uomo e donna, che oggi noi consideriamo assolutamente orripilanti, che oggi ci raccapricciano, ma fino, non dico a secoli, ma a pochi decenni fa, fino alle soglie del XX secolo, distinzioni di genere, distinzioni sociali di genere, erano considerate distinzioni naturali, fondate sulla naturalità. Quindi vedete, sempre il riferimento alla natura è un riferimento ingannevole. Quando noi immaginiamo nella natura iscritte delle regole eterne, noi non facciamo altro che proiettare nella natura quello che noi vogliamo proiettarvi, quello che noi vogliamo vedervi, e immaginiamo e poi quello che noi abbiamo proiettato nella natura ce lo facciamo ritornare come se fosse una regola eterna e fissata per sempre, una volta per tutte, ma è un meccanismo di auto, come dire, di proiezione e poi di autoinganno, di eteroproiezione, di proiezione sul di fuori e poi di autoinganno. Questo è uno dei meccanismi che ha regolato la storia, che ha regolato la storia dell'Occidente. Torno sul punto e chiudo sul punto dei romani e della naturalità dei romani.
romani hanno pensato molto presto che la schiavitù non potesse giustificarsi su una diversità naturale. Uomini votati a essere schiavi e uomini votati a essere i padroni. Per la semplice ragione che i romani hanno presto conquistato società, l'Oriente, l'Egitto, la Grecia medesima, e hanno reso e hanno ricavato schiavi da quelle popolazioni, uomini, donne, che dal punto di vista intellettuale e della civiltà erano molto superiori a loro. E allora quando io ho come schiavo uno schiavo greco che parla tre o quattro lingue, che magari porta con sé una biblioteca di decine e decine di volumi, che conosce la filosofia, conosce la retorica, conosce l'astronomia, conosce l'etica, molto più di me, romano, come faccio a dire che quello lì è schiavo per natura? Allora, rispetto all'esperienza storica dei romani, questa giustificazione aristotelica, si è schiavi per natura e si è padroni per natura, non regge. E allora loro elaborano per tempo un'altra concezione, e in cui si dice si è schiavi perché la storia ha portato così. Si è schiavi perché hai perso, perché hai messo in gioco la vita, per usare una bellissima frase di Hegel, e ti è andata male. Ecco, si è schiavi perché la storia ha fatto in modo che tu sia schiavo. Perché ti sei messo in gioco, non tu personalmente, il tuo popolo, la tua società, la tua città, la tua civiltà, sei messo in gioco, ha perso e ora ne paghi le conseguenze. Ma questo accade sul piano della storia, perché sul piano del diritto tutti gli uomini sono uguali. Questa affermazione è bellissima, omnes homines equales sunt, tutti gli uomini sono uguali, è un'affermazione che non dobbiamo aspettare il cristianesimo e non dobbiamo aspettare la modernità. È un'affermazione che troviamo nei giuristi romani, come lei ricordava giustamente. È un'affermazione: tutti gli uomini, per natura, tutti gli uomini sono uguali. Cioè l'affermazione di Aristotele, i giuristi romani la rovesciano, ma non perché non sono schiavisti. Questa affermazione non apre la strada all'abolizione della schiavitù nel mondo antico. Apre la strada a dire la schiavitù è una cosa diversa. Non può trovare giustificazione sulla natura. Perché per natura, sì, è vero, siamo tutti uguali. Avevano ragione i fisici ionici. Per natura tutti quanti respiriamo con le stesse narici e per natura siamo tutti uguali, ma la storia ci ha reso diseguali. La storia ci ha reso diseguali. Per renderci conto della ingiustizia profonda di questa seconda affermazione, di questo secondo tratto dell'affermazione, siamo tutti per natura uguali, ma dobbiamo accettare le diseguaglianze della storia, e quindi dobbiamo accettare la schiavitù come un risultato incontrovertibile delle diseguaglianze della storia, per liberarci di questo ci sono voluti 2000 anni. Pensate che ancora durante la guerra civile americana, quindi stiamo parlando di meno di 2 secoli fa, ancora la propaganda sudista, la propaganda che difendeva il mantenimento dell'istituzione della schiavitù, ricorreva alle stesse argomentazioni della filosofia antica. Citava Aristotele e citavano i giuristi romani per sostenere la schiavitù, non 2000 anni fa, ma 200 anni fa, per dire, guardate, la schiavitù è necessaria. E dicevano un'altra cosa, concludo con questo per dire come la storia è complicata, perché è bellissima, perché la storia è complicata. Aggiungevano un'altra considerazione gli schiavisti sudisti, quelli di Via Col Vento, insomma. Aggiungevano la considerazione che se si guardavano le condizioni di vita degli schiavi del sud, delle fattorie del sud, di Via Col Vento,
e la condizione dei neri liberi che lavoravano come operai liberi nei grandi, nelle grandi fabbriche del nord, dello stato di New York, del Massachusetts, del Rhode Island, di New York State, insomma, e si confrontavano con le condizioni materiali di vita degli neri del sud, ma stavano molto meglio i neri del sud, gli schiavi neri del sud, avevano una mortalità più bassa, avevano condizioni di vita migliori. E quando loro dicevano i nostri neri, schiavi neri, stanno meglio degli operai neri liberi del nord, dicevano una cosa che in termini fattuali non era sbagliata. Avevano torto marcio, evidentemente. Avevano torto marcio. Perché? Perché non valeva la condizione, in questo caso, non valeva la condizione materiale di vita. Non valeva la condizione materiale di vita, il confronto fra le condizioni materiali di vita, ma valeva che cosa? Valeva, ecco, torniamo alla prima domanda, valeva la potenza del formalismo, la potenza che dei neri del nord, che, come degli operai bianchi, che per quanto sfruttati, per quanto, come dire, deprivati e costretti a condizioni di vita a volte massacranti, umilianti, erano tuttavia liberi ed erano in grado di entrare in una dialettica, in una conflittualità con i loro datori di lavoro che non era quella, che non sarebbe mai stata quella degli schiavi, schiavi del sud. E quindi in quel caso l'osservazione delle diverse, come dire, il confronto delle condizioni di vita materiali fuori del formalismo della libertà e della schiavitù era fuorviante e non risolveva niente. Dicevano una cosa vera, ma che metteva su una strada del tutto sbagliata, del tutto fuorviante, aberrante. Conveniva star peggio ma essere liberi rispetto a star meglio ma essere schiavi. Ecco, e questo è, come dire, è una lezione bellissima di che cosa sia la potenza del formalismo. Grazie professore. Una cosa che mi è piaciuta sempre tantissimo da quando studiavo le istituzioni di diritto romano era questa, come dire, questa caratteristica, caratterizzazione giurisprudenziale, no? Del diritto romano e soprattutto il ruolo che non nell'antichità, non tanto nell'antichità e nemmeno negli ultimi tempi appunto della storia romana, però insomma adesso senza specificare tutte le varie ipotesi, insomma questo potere diciamo creativo che aveva il magistrato, e questa è una cosa che mi affascinava sempre tantissimo. Ora, riportando un po' il discorso all'epoca attuale, cioè oggi, ovviamente il paragone, come dire, non è corretto, però ecco, prendiamo in considerazione, diciamo, le differenze, le similitudini per quello che possiamo. Oggi i magistrati spesso si lamentano perché devono decidere sulla base di una esasperata attività legislativa e quindi tantissime leggi, leggine, a volte anche contraddittorie fra di loro, a parte gli aspetti procedurali, ma anche proprio sotto il profilo sostanziale, cioè una moltitudine di leggi all'interno della quale è a volte difficile districarsi. Dall'altro lato però è anche vero che coloro che operano un po' criticamente rispetto ai giuristi positivi, quindi i sociologi e gli antropologi, dicono che invece oggi, sulla base delle varie trasformazioni sociali, soprattutto per esempio, non so, le migrazioni, che mettono in crisi molto il nostro sistema giuridico sotto tanti profili, cioè sotto il profilo di doversi adeguare e quindi emanare determinate norme, ma anche sotto un profilo culturale, nel senso che gli migranti portano poi il loro modo di pensare, i loro archetipi culturali, quindi il loro modo di considerare il diritto, che non sempre è così, ancora oggi è così separato da altri ambiti.
Dicevo, quindi viene messo in evidenza a volte il fatto che i magistrati oggi si trovano ad esercitare un potere che a volte è discrezionale, perché nonostante questa moltitudine di leggi che esiste, poi mancano delle leggi che effettivamente, a cui effettivamente fa riferimento per disciplinare casi nuovi, cioè si trovano ad operare in un ambiente che a volte viene definito denazionalizzato, no? A seguito di questa globalizzazione, quindi processi migratori, transnazionali e così via, ad operare in un ambito che a volte è degiuridicizzato, perché bisogna prendere in considerazione anche aspetti che non sono prettamente giuridici, e quindi a volte il magistrato si ritrova comunque a dover decidere in un modo che viene definito discrezionale. Allora, la mia domanda, se è una domanda plausibile, è la seguente, cioè sarebbe il caso magari di attribuire al magistrato un potere per certi aspetti più creativo, in modo da non dover poi ricorrere a delle decisioni che possono sembrare discrezionali? Quindi non so, sembra un po' una cosa paradossale, però ecco la differenza fra creatività e discrezionalità, che comunque era anche presente all'interno del diritto romano. Quindi non so se, ecco, la sua opinione. Certo. Dunque, io non sono un giurista, sono uno storico del diritto, anzi sono uno storico che si occupa di diritto, e quindi che sono molto lontano dall'essere un giurista, quindi è la stessa separazione che distingue, mettiamo, uno storico della medicina da un chirurgo. Voi, se vi dovete far operare di appendicite, vi rivolgete a un grandissimo storico della medicina o a un modesto chirurgo? Evidentemente. Sperimentate subito qual è la differenza. Ecco, è la stessa cosa. Io sono uno storico del diritto, buono o non buono, non lo so, ma non sono un giurista. Ecco. Quindi darò una risposta molto sommaria all'ultimo aspetto della domanda che lei poneva. Invece, sugli aspetti storici, sì. Dunque, noi europei continentali, noi francesi, noi tedeschi, noi italiani, noi spagnoli, noi austriaci e anche per certi versi noi polacchi, insomma, noi europei continentali, veniamo da una tradizione fortemente fondata sulla statualità del diritto. Il diritto lo crea lo Stato, attraverso gli organi, come dire, che ciascuna Costituzione assegna a questo compito. Le origini di questa costruzione sono moderne, non hanno nulla a che fare col mondo romano, sono cinquecentesche, seicentesche e poi si sono venute sviluppando successivamente. Il diritto romano, per gran parte della sua storia, fino al mondo tardoantico, fino al III, IV secolo d.C., ma per tutta la sua storia più importante e più significativa, non è stato un diritto statuale. È stato quello che noi storici chiamiamo un diritto giurisprudenziale, cioè un diritto fondato su i giuristi. I giuristi come privati cittadini, non come funzionari di uno Stato che non c'era, come privati cittadini creavano il diritto in connessione, in combinazione con i magistrati, nel caso romano i pretori, che avevano il compito di risolvere le controversie, di giudicare, come dicevano i romani, di risolvere le controversie, di amministrare la giustizia, di gestire i processi, in questo caso soprattutto il processo civile. Questa combinazione, giuristi come privati cittadini, esperti di diritto, saggi, sapienti di diritto, e magistrati giudicenti, magistrati che dovevano gestire i processi, risolvere le controversie, amministrare i conflitti, risolvere i conflitti tra privati cittadini, questa combinazione, come dire, produceva il diritto, senza lo Stato, senza il potere politico, che aveva una funzione sussidiaria e relativamente marginale. Questo modello si è trasferito nella modernità, ma non nell'Europa continentale, si è trasferito in Inghilterra. L'Inghilterra è un paese che non ha né codici né costituzione. L'Inghilterra, che noi tante volte diciamo giustamente la patria della democrazia, la patria moderna delle libertà,
non ha una Costituzione e tantomeno ha dei codici. Tutto si fonda su che? Sulla prassi, sulle tradizioni custodite, gestite da chi? Dai giuristi e dalle corti di giustizia. Giuristi e corti di giustizia, senza e con grande moderazione dal Parlamento che legifera, senza diritti, senza codici, senza Costituzione. L'America è una situazione intermedia tra noi europei continentali e l'Inghilterra, perché anche l'America non ha codici, ma ha una Costituzione scritta, come sapete bene, la Costituzione del 76, con tutti gli emendamenti, che sono emendamenti scritti, con una lunga catena di emendamenti e di sottoemendamenti, centinaia di disposizioni che si sono stratificate sul testo originario della Costituzione del 76. E ha delle raccolte di leggi, non proprio dei codici, ma quello che noi diremmo dei testi unici in alcuni settori. Quindi l'America è, diciamo così, un caso intermedio, ma l'Inghilterra è un caso singolare. Quando a me capita di spiegare un po' il diritto romano, come funzionava il diritto romano agli studenti inglesi, a me viene molto più facile da spiegarlo, perché loro capiscono subito. Quando io dico un diritto senza Stato, per loro è il loro diritto, per noi europei continentali ci viene sempre ci fa sempre molto fatica capire questo. È un sistema, come dire, migliore o peggiore questo che fonda una creatività, un'autonomia del magistrato, come lei diceva giustamente, che certamente nel caso romano era molto forte, il pretore romano inventava, creava diritto quando era necessario, cosa che nessun magistrato europeo continentale potrebbe mai fare, ma che invece una corte di giustizia inglese in qualche modo fa. Non so dare una risposta, non so dare una risposta. Certo, la risposta che qualcuno ha anche dato scioccamente, che il sistema fondato sulla giurisprudenzialità, diciamo così, è un sistema adeguato a società meno complesse, non si regge, perché certamente la società inglese contemporanea, britannica contemporanea, non parliamo di quella americana, sono società complessissime, per certi versi anche più complessa della nostra. Bisogna anche dire che, e anche qui lei sollevava giustamente questo problema, il mondo globale verso il quale noi ci stiamo muovendo è un mondo nel quale sempre di meno il diritto degli stati nazionali conta. Forse oggi conta ancora un po' il diritto americano, ma anche lì, e conta molto di più una prassi giuridica sovranazionale che creata dai grandi soggetti presenti sui grandi mercati globali, quindi dalle grandi imprese sovranazionali, le quali ormai, come dire, creano il loro diritto e risolvono per transazioni, mica vanno da nessun giudice, risolvono per transazioni le loro controversie sulla base di collegi arbitrali sovranazionali. Io mi è capitato di vedere come funzionano in questa civiltà del Pacifico che sta nascendo, che ormai ha preso il posto del Mediterraneo e anche dell'Atlantico, in cui c'è questa coinè Oriente-Occidente, Estremo-Occidente, Estremo-Oriente, diciamo, e quindi, non so, che comincia da Vancouver e poi scende giù Seattle, San Francisco, Los Angeles e poi l'Australia, Sydney, Melbourne, e poi risale Hong Kong, Shanghai, Pechino, Tokyo, questa grande comunità che ruota intorno al Pacifico e che attraverso la quale ormai passa l'innovazione tecnologica di tutto, come dire, che spinge avanti il pianeta e passa gran parte delle grandi transazioni commerciali che tengono in piedi l'economia del pianeta. Da quale diritto è amministrata? È amministrata da una specie di coinè giuridica, di mescolamento giuridico, in cui gli americani la fanno da padrone, ma in cui c'è una forte presenza anche giapponese, cinese.
E le controversie come vengono risolte? Da grandi commissioni arbitrali che si muovono tra Tokyo e Seattle e Los Angeles e Shanghai sulla base di un diritto che è un diritto che creano nel momento stesso in cui devono risolvere le controversie. Quindi è in qualche modo una specie di ritorno paradossale del diritto romano, se vogliamo dire così, da questo punto di vista, in cui certamente qualunque ombra di statualità non esiste più, è del tutto vanificata. Quando io dicevo prima, il passato poi ritorna nei modi più imprevedibili che meno immaginiamo, lì stanno nascendo fenomeni del tutto nuovi, che sono quelli sempre più, come dire, che guidano il mondo, che trascinano il mondo, il resto del pianeta, diciamo, che trascinano il resto del pianeta, e certamente noi che siamo la parte ormai al traino, l'Atlantico, non ne parliamo ormai del Mediterraneo, insomma, ma che è la parte, come dire, al traino rispetto alla parte più innovativa e più propulsiva, in cui ritornano forme giuridiche che noi credevamo del tutto superate. Soprattutto noi europei continentali credevamo del tutto superate, perché noi siamo stati educati per secoli, e ancora io sono stato educato quando ero ragazzino, ho studiato all'università, dentro questo mito della statualità del diritto. Non c'è diritto senza Stato, al di sopra dello Stato non esiste il diritto, tutto il diritto è diritto creato dallo Stato attraverso gli organi, come dire, costituzionalmente demandati a questo scopo, ma senza Stato com'è possibile pensare al diritto? Ci stiamo accorgendo che non è più vero, quindi vedete come, è l'unica credo lezione che si può ricavare, come dire, non si può mai dire questa cosa è passata ed è finita, qui siamo andati più avanti e quindi qui c'è un punto fermo. Le cose poi si ripropongono, ritornano in modi sempre più complessi, in modi, come dire, in parte diversi, in parte che riprendono l'antico, e se noi siamo bravi, dobbiamo padroneggiare il passato, sapere da dove veniamo, sapere cosa abbiamo alle spalle e riuscire anche a capire gli elementi di novità, per cui quando io dico il passato ritorna, ma il passato che ritorna non è mai uguale a quello che c'è già stato, è un passato che ritorna, ma sempre, come dire, travestito in forme nuove, sempre che veicola contenuti nuovi, che trascina con sé esigenze, domande, problemi, aspirazioni nuovi. Quindi è sempre questo intreccio di nuovo e di antico. Chi è bravo, il grande politico, per esempio, è chi riesce a, come dire, non perché ha studiato molta storia, ma perché c'ha testa, riesce a capire come funziona questo intreccio di passato e di futuro, di passato e di futuro, e trova la soluzione migliore e più avanzata, che risponde meglio alle esigenze delle comunità che devono essere gestite e che chiedono di essere regolate secondo principi di efficienza e di funzionalità e in qualche misura anche di equità. E questa è la complessità di fronte alla quale noi ci troviamo oggi. Bene, visto che non c'erano domande, penso che possiamo chiudere questa prima parte dell'ottava edizione del Festival Piceno d'Autore. Avete ascoltato questa sera il professor Aldo Schiavone, che ha concluso, secondo me, meglio non poteva, questa prima parte. L'appuntamento, come ho detto, è per domenica prossima con l'Universo Letterario, che sarà a Villa Nicolai. Vi ricordo che i libri sono lì a destra e che dopo è già pronto uno delle eccellenze che il Conte Villa Prandone, la dimora di Bacco e l'Osteria 1887 vi offrono. Volevo ringraziare voi per essere stati qui con noi in queste serate meravigliose, la location eccezionale. Ringrazio il sindaco e tutta l'amministrazione di Monte Prandone per l'accoglienza che ha dato all'associazione Il Luogo e la Struttura. Penso che possa essere un'iniziativa che possa continuare nel tempo, perché da quello abbiamo potuto capire la questione, cioè siete stati bravissimi voi, sono stati ottimi, eccellenti relatori, penso che sia stato un connubio veramente fatto bene. Grazie. Saluto e ringrazio Silvio Venieri, buonasera.
saluto Maria Rita Bartolomei per essere stata motivatrice e non posso fare altro che ringraziare il professor Aldo Scavone per l'eccellenza della qualità della sua esposizione. Grazie a voi, è stata una bellissima serata, grazie a voi. Grazie.